Oggi, per prima cosa, andiamo a dimostrare una terna di teoremi molto, molto famosa sulle funzioni derivabili. Dicevamo, una terna di teoremi molto famosa che sono i teoremi di Rolle, il teorema di Cauchy e il teorema di Lagrange. Cominciamo con il teorema di Rolle. Allora, fate attenzione alle ipotesi. Sia F una funzione da un intervallo a b chiuso a valori in R. F continua su tutti i punti di AB. Usiamo questa notazione anche se non l'abbiamo ancora introdotta. Quando scrivo C0 di AB significa che la funzione è continua in tutti i punti dell'intervallo. Poi supponiamo che esista f' di x per ogni x strettamente compreso tra a e b, e poi una terza ipotesi, che f di a sia uguale a f di x. Ora, prima di scrivere la tesi, voglio farvi riflettere sul fatto che queste ipotesi suonano un pochino strane. Nel senso, nel momento in cui noi sappiamo che esiste la derivata nei punti interni di AB, sappiamo sicuramente che la funzione è anche continua nei punti interni di AB, perché se vi ricordate, noi abbiamo dimostrato che se una funzione è derivabile in un punto, è anche continua. Quindi scrivere questa ipotesi più questa ipotesi che la scrivo a fare? La scrivo per avere la continuità sugli estremi. La continuità sugli estremi, potrei dire anche, sia derivabile nei punti interni e continua anche sugli estremi, cioè nel momento in cui è derivabile nei punti interni chiaramente continua nei punti interni. Quello che non so è se è continua in A e in B. Ma uno potrebbe dire, ma perché non ci metti pure la derivabilità in A e in B? Se è derivabile in A e in B, sicuramente continua anche in A e in B. Perché certe volte nelle applicazioni ho esattamente questa ipotesi, cioè la funzione è derivabile nei punti interni dell'intervallo, sugli estremi non è derivabile e io voglio lo stesso ottenere la tesi, e infatti la tesi si può ottenere lo stesso. Poi l'altra ipotesi importante è che la funzione nei punti A e B, cioè sugli estremi dell'intervallo, deve valere lo stesso. Allora, qual è la tesi? La tesi è che in questa situazione esiste un punto xi compreso tra A e B, tale che f' di xi, in questa situazione la derivata della nostra funzione da qualche parte tra A e B sicuramente. La dimostrazione è abbastanza semplice. La dimostrazione è abbastanza semplice perché? Allora, noi possiamo fare due casi. Il primo caso, f è una funzione costante. Allora, se f è costante, la derivata di f fa 0 per ogni x tra a e b. Quindi in qualunque punto scegliate tra a e b, chiaramente la derivata fa 0. Quindi se la f è costante non abbiamo problemi. Secondo caso, f
non è costante. Allora poniamo m grande uguale al massimo di f per x appartenente ad AB ed m piccolo uguale al minimo di f per x appartenente ad AB. Esistono questi due punti? Certamente sì, per il teorema di Weierstrass. Ricordate, abbiamo dimostrato il teorema di Weierstrass. La funzione è continua, l'insieme è chiuso e limitato, quindi è compatto, e quindi esistono il valore massimo della funzione e il valore minimo della funzione. Sicuramente abbiamo che m grande è maggiore di m piccolo, perché se m grande fosse uguale a m piccolo la funzione sarebbe costante. Il massimo uguale al minimo, allora la funzione è costante. La funzione assume valori solamente compresi tra massimo e minimo. Quindi almeno uno di questi due valori è diverso da f di a che è uguale a f di b. Allora, se vi ricordate, per ipotesi f di a era uguale a f di b, cioè f di a e f di b sono lo stesso valore, m grande e m piccolo sono due valori. Ora uno dei due potrebbe anche essere uguale a f di a che è uguale a f di b, ma l'altro no, perché sono due valori distinti, e quindi uno dei due almeno, o anche tutti e due, sono diversi da f di a che è uguale a f di b. Continuo qua perché posso far entrare alla fine della dimostrazione in questo rettangolo. Se per esempio m piccolo è diverso da f di a che è uguale a f di b, sia xi tale che f di xi appartenente ad AB, tale che f di xi è uguale a m piccolo. Abbiamo che xi deve essere compreso strettamente tra A e B. Perché? Perché se fosse stato uguale ad A o a B, f di xi faceva f di A o f di B, ma che non era m. Invece f di xi fa n. E inoltre esiste f' di xi per ipotesi, perché siccome siamo nei punti interni, nei punti interni esiste la derivata. Quindi f' di xi è uguale a 0 per il teorema di Fermat. Fine della dimostrazione. Perché è uguale a 0 per il teorema di Fermat? Sì, è un punto interno all'intervallo AB dove la funzione è a minimo e dove la funzione è derivabile. Cosa diceva Fermat? Che se stiamo all'interno di E, se il punto è di massimo o minimo nella D e se ci sta la derivata della funzione, la derivata deve fare 0. Questo è un punto interno ad AB, c'è il massimo, c'è il minimo per esempio assoluto, quindi anche relativo della funzione, la funzione è in quel punto derivata e la derivata deve fare 0. Chiaro? Allora, facciamo degli esempi. Esempio 1, f di x uguale x quadro, x appartenente a meno 1. Allora, vedete?
di questa funzione tra meno 1 e 1 in meno 1 e 1 assume lo stesso valore, è derivabile in tutti i punti dell'intervallo, quindi anche nei punti interni. Questa in realtà è ben più che 0, in realtà vedremo di accessare una funzione infinita, però, e inoltre f di a è uguale a f di b, quindi siamo nelle cose del teorema. Ci deve stare un punto, in questo caso è 0, e qua la derivata sarà un punto intero. Chiaro? Esempio 2, f di x uguale seno di x per x appartenente a meno pi greco. Allora, tra meno pi greco, pi greco, il seno, più o meno qua. Allora, in questo caso, vedete, i punti di massimo sono meno 1 e 1 e stanno sugli estremi. Il punto di minimo invece è intero. Uno dei due, la funzione non è costante, il massimo è 1, il minimo è 0. Uno dei due deve essere diverso dal valore f di meno 1 uguale f di 1 uguale 1. Il minimo. E quindi il punto di minimo è interno e quindi la derivata in 0 fa 0. In questo caso il minimo della funzione, cioè a meno pi greco mezzo, vale meno 1, il massimo della funzione, cioè a pi greco mezzo, e vale 1, sono entrambi diversi dal valore della funzione sugli estremi, che è 0, e in entrambi i punti la derivata della funzione. Sempre per il teorema. Esempio 3. Prendiamo f di x uguale valore assoluto di x, x appartenente a meno 1, 1. In questo caso la mia funzione assume lo stesso valore, meno 1 in 1, è continua, è derivabile, ma non è derivabile nel punto 0. Posso applicare Fermat? No, perché non siamo nell'ipotesi di Fermat. Deve esistere la derivata in tutti i punti interi. Qua capita che il punto in cui la funzione non è derivabile è proprio il punto di minimo. Quando vado a fare la mia funzione, il minimo vale 0, ma nel punto di minimo la funzione non è derivabile. Qua non c'è nessun punto, capita che non ci sia nessun punto dove la derivata della funzione faccia 0. Qua la derivata fa meno 1, qua la derivata fa 1, in questo punto la derivata non c'è. Chiaro? Fermat in quel caso non si può applicare. Allora, prendiamo un'altra funzione, per esempio prendiamo la funzione esempio 4 qua sopra,
Allora, prendiamo fx uguale arcoseno di x meno pi greco mezzi x. Allora, questa funzione è definita sicuramente tra meno 1 e 1. Quanto fa f di meno 1? L'arcoseno di meno 1 è meno pi greco mezzi, meno pi greco mezzi per meno 1 fa più pi greco mezzi, f di meno 1 fa 0. F di 1 pure fa 0, perché arcoseno di 1 fa pi greco mezzi, meno pi greco mezzi pure fa 0. Quanto fa la derivata della funzione e dove esiste? Se vi ricordate l'abbiamo fatto da pochissimo, l'abbiamo fatto l'altro ieri, la derivata della funzione fa 1 sulla radice di 1 meno x quadro meno pi greco mezzi. Abbiamo fatto pochissimo la derivata di questa. Ok? Poi la derivata di pi greco mezzi x fa pi greco mezzi e qui. Oh, questa derivata esiste per x compreso tra meno 1 e 1, perché vedete che se ci metto 1 meno 1 mi viene 1 su 0, che non si può fare. Allora, se io vado a fare il grafico di questa funzione, cosa otterrò? Se vi ricordate, vi faccio prima il grafico dell'arcoseno. Il grafico dell'arcoseno, y uguale arcoseno di x, era fatto così. Era fatto così. Se adesso vado a fare y uguale arcoseno di x meno pi greco mezzi x, otterrò allora, in meno 1 e in 1 la funzione vale 0. Ora, che mi succede qui? Quando sto vicino a meno 1, questo rapporto è molto alto, quindi meno pi greco mezzi comunque è positivo, quindi comunque questa funzione comincia così. Poi in 0 vale 0 un'altra volta, e poi è una funzione dispari, cioè se io scambio x con meno x il valore della funzione cambia segno, e allora che succede? Succede che la funzione più o meno fa così. La funzione è derivabile negli estremi? No. È continua? Sì, è continua su tutto meno 1, 1, che l'arcoseno è una funzione continua, ci sommo il meno pi greco mezzi, è l'inverso di una funzione continua, quindi è continua. Ci sommo meno pi greco mezzi x, rimane continua, e vedete che qua ci sono il punto di minimo, punto di massimo di questa funzione, dove la funzione ha derivata. Se volete sapere quali sono questi punti dove la derivata è nulla, dovete uguagliare questo a 0. Se uguagliate questo a 0, in questo caso si può fare esplicitamente, viene 1 sulla radice di 1 meno x quadro uguale y mezzi, quindi viene 1 meno x quadro uguale 4 su pi greco 4, lo giro e faccio il quadrato, quindi viene x uguale più o meno la radice
di 1 meno 4. 4 su pi greco 4 è minore di 1, 1 meno 4 su pi greco 4 è compreso tra 0 e 1, fate la radice. E quelli sono i due punti dove la derivata si annulla. Siamo nelle ipotesi del teorema di Rolle? Sì. Perché il fatto che non sia derivabile sugli estremi non inficia il teorema. Va bene come ipotesi. Nel teorema non abbiamo sfruttato la derivabilità sugli estremi. Perché? Perché a noi interessava soltanto quello tra i punti di massimo e di minimo che cadeva all'interno. Uno dei due doveva cadere all'interno. Quello che cade all'interno, là ci vuole la derivata, perché così, grazie al teorema di Fermat, possiamo dire che la derivata fa 0. Vedete, quando la derivata non c'è, in quel punto, come in questo caso, può succedere che la tesi del teorema non sia verificata, perché appunto non sono soddisfatto del fatto. Va bene? Questo è il teorema di Rolle. Questo teorema di Rolle è importante di per sé, ma è importante anche e soprattutto per le sue conseguenze. Adesso andiamo a vedere il teorema di Cauchy. Abbiamo due funzioni f, siano f e g due funzioni continue sull'intervallo AB e inoltre esistano f' di x, g' di x per ogni x compreso tra a e g. Quindi come prima ci serve l'esistenza delle derivate nei punti interni e la continuità fin sugli estremi dell'intervallo AB. Infine ci vuole un'altra ipotesi. Questa ipotesi in realtà ne possiamo scegliere due alternative, diciamo una di queste due. Infine valga una, almeno una tra le due seguenti ipotesi. La prima dice che g' di x è sempre diverso da 0 per ogni x appartenente da b aperto, quindi dove c'è la derivata, la derivata non si annulla mai. La seconda, invece di questa, possiamo prendere quest'altra. G di B diverso da G di A e F' di X al quadrato più G' di X al quadrato è maggiore di 0 per ogni X appartenente ad A. Questo qui, invece di dire che G' è diverso da 0, stiamo dicendo che la g sugli estremi non ha lo stesso valore. Poi
quest'altra qui è un modo sofisticato di dire che f' e g' non si annullano contemporaneamente, perché se si annulla la prima, questo fa 0, siccome questo deve essere maggiore di 0, allora l'altra non si deve annullare. F' e g' sono numeri reali, eh? Quindi se invece si annulla g' e fa 0 g', f' deve essere diverso da 0. Quindi questo qua è un modo sofisticato di dire semplicemente che f' e g' non si annullano nello stesso punto. Ok? Comunque, se questo vi dà problemi, rimanete concentrati solo sulla prima di queste due ipotesi. Perché il teorema in questi ipotesi e questi ipotesi funziona sicuramente. Vi invito prima a capirlo in questi ipotesi, poi eventualmente prendete anche in considerazione quest'altra al posto di quella. Qual è la tesi? Perché la tesi ancora non l'abbiamo enunciata. La tesi che esiste un punto intermedio tra A e B tale che f di B meno f di A fratto g di B meno g di A è uguale a f' di x fratto g' di x. O per meglio dire che questo rapporto sia uguale a questo. Allora, questo è il rapporto incrementale sull'intervallo B fatto tra l'incremento della f e l'incremento della g. E allora la tesi dice che da qualche parte in AB c'è un punto tale che il rapporto tra le derivate è uguale a questo rapporto. Ok? Oh. Andiamo a fare qui la dimostrazione. Prima facciamo un'osservazione. Osserviamo che se vale quella col pallino, allora g di b deve essere diverso da g di a. Perché deve essere diverso da g di a? Perché altrimenti se g di b fosse uguale a g di a, per rolle da qualche parte all'interno dell'intervallo la derivata si dovrebbe annullare, mentre la 1, questa qui col pallino, ci dice che la derivata all'interno dell'intervallo non si annulla mai. Quindi posso sempre scrivere f di b meno f di a fratto g di b meno g di a. Questo lo posso sempre fare, perché l'unico caso in cui non potrei farlo è quando il denominatore è nullo. Ma abbiamo visto che se vale questa ipotesi, g di b è diverso da g di a e il denominatore non è nullo. Se vale quest'altra ipotesi, già lo so che g di b è diverso da g di a, quindi il denominatore non è nullo, quindi in ogni caso questa quantità la posso scrivere, sia che valga questa, sia che valga questa. Allora, qual è l'idea adesso? L'idea è, prendiamo una funzione ausiliaria, costruiamo una funzione ausiliaria f di x più lambda g di x, dove lambda è un numero reale. Quindi abbiamo preso g, l'abbiamo moltiplicata per lambda, abbiamo sommato f. F più lambda g è sicuramente una funzione continua. Inoltre, la derivata di f più lambda g si può fare e fa f' di x più lambda g' di x per ogni x
compreso tra A e B. Questo perché la derivata rispetta la somma e rispetta la moltiplicazione delle costanti. G è continuo, lambda G è continuo. F più lambda G, che è la somma delle funzioni continue, è continua. G è derivabile, lambda G è derivabile. Chi è la derivata di lambda G? Lambda volte la derivata di G. Chi è la derivata di F più lambda G? La derivata di F più lambda volte la derivata di G. Quindi, qual è l'idea? L'idea è che siccome ho appena fatto il teorema di Rolle, vorrei applicare il teorema di Rolle. Il problema è che non so quali sono le ipotesi del teorema di Rolle. La funzione deve essere continua, ed è continua. Deve essere derivabile nei punti interni, è derivabile nei punti interni. E poi, se vi ricordate, f negli estremi deve avere lo stesso valore. Allora io però non lo so se negli estremi ha lo stesso valore, però lambda io ancora non l'ho fissato, lambda per essere un numero che qualunque. Quindi andiamo a imporre, imponiamo che lambda, che f di a più lambda g di a sia uguale a f di b più lambda g di b. Questo è vero se e solo se, beh, ricaviamo lambda, no? Quindi lambda viene, lambda viene uguale a meno f di b meno f di a fratto g di b meno g di a. Quindi per questo valore di lambda, portate tutto quello con lambda da una parte, la f, il valore della f dall'altra parte, dividete e ottenete questa uguaglianza. Allora, per questo valore di lambda le ipotesi del teorema di Rolle sono soddisfatte. Se lambda non lo scelgo uguale a questo valore, le ipotesi del teorema di Rolle non sono soddisfatte. Allora, con questo valore di lambda applico Rolle e ottengo un punto xi compreso tra A e B tale che lambda, allora f' di xi più lambda g' di xi faccia 0. Ok? Adesso cioè f' di xi fratto g' di xi uguale meno lambda, però attenzione, adesso devo fare una precisazione. Allora, supponiamo che g' di xi sia diverso da 0. Se g' di xi è diverso da 0, io lo porto dall'altra parte, divido per g' di xi e ottengo f' di xi fratto g' di xi uguale meno lambda. Sostituisco il valore di lambda e ho ottenuto la tesi del teorema di Cauchy. E ho finito. Il punto è, posso essere sicuro che g' è diverso da 0? Sì, perché se vale questa ipotesi qui, g' è sempre diverso da 0, quindi anche g' di xi è diverso, da 0. Se vale questa ipotesi qui, le due derivate non si annullano mai contemporaneamente. Allora uno dice, e se g' è uguale a 0? Se g' è uguale a 0, f' pure è uguale a 0. Ma io so che le due derivate non si annullano mai contemporaneamente e questo non è possibile. Quindi da questa uguaglianza segue per forza che g' deve essere diverso da 0. Quindi posso fare quest'ultimo passaggio e quindi il teorema è dimostrato. Chiaro? Allora, lo ripeto,
perché io ho fatto la dimostrazione sia che valga questa ipotesi sia che valga queste cose. Adesso ve la rifaccio separatamente nel caso in cui vale l'ipotesi 1 o quando vale l'ipotesi 2. Supponiamo che valga l'ipotesi 1, allora io dico se vale l'ipotesi 1, GdB è diverso da GdA, altrimenti per Rolle in qualche punto la derivata si deve annullare, quindi posso scrivere questa quantità, vado a scrivere f più lambda g. F più lambda g soddisfa il teorema di Rolle per questo valore di lambda. Con questo valore di lambda applico Rolle e ottengo un punto xi dove f' più lambda g' è uguale a 0, ma g' è diverso da 0, porto dall'altra parte, divido, ottengo f' su g' uguale meno lambda, ma meno lambda è esattamente f di b meno f di a fratto g di b meno g di a. Questo se vale l'ipotesi 1. Se invece vale l'ipotesi 2, il teorema come funziona? Questo lo posso scrivere direttamente perché so già che g di b è diverso da g di a. Poi riscrivo f più lambda g, questa soddisfa l'ipotesi del teorema di Rolle con questo valore di lambda, ragiono come prima e quindi ottengo sì compreso tra b tale che questo f' più lambda g' sia uguale a 0. Poi può essere g' di x uguale a 0? No, perché altrimenti sarebbe 0 anche f' di x, e noi sappiamo che f' e g' non si annullano mai contemporaneamente, quindi g' di x è diverso da 0, porto dall'altra parte, divido per g', ottengo f' su g' uguale a meno lambda e concludo come in precedenza. È chiaro? Bene, questo è il teorema di Cauchy. Il teorema di Cauchy, come vedete, si dimostra partendo dal teorema di Rolle. È un'applicazione furba, intelligente del teorema di Rolle, perché stavolta la tesi del teorema di Cauchy non è banale. La tesi del teorema di Cauchy è che se io ho due funzioni tali che il rapporto tra i delta f su delta g, questo è l'incremento di f fratto l'incremento di g, diciamo è 3, ci deve stare un punto intermedio dell'intervallo tale che il rapporto tra le due derivate deve fare 3. Cioè deve essere un punto in cui il rapporto tra la derivata di f e il rapporto tra la derivata di g fa esattamente 3. È chiaro? Non è intuitivo come Rolle e non ha una rappresentazione grafica, geometrica, elementare come quello di Rolle. Ok? Rolle ti dice che nel massimo del minimo la derivata è nulla tangendo di 3. Uno dei due è interno e qui. Va bene. Allora, prima di fare pausa, abbiamo giusto il tempo di andare a scrivere il corollario del teorema di Cauchy, che è il terzo teorema della terna, che per il quale non serve una lavagna intera, basta un pezzetto di lavagna, che è il teorema di Lagrange. Lagrange dice che se io ho una funzione f continua su AB e derivabile nei punti interni, la tesi esiste punto xi compreso tra A e B tale che f' di xi, per b meno a è uguale a f di b meno f di a. La dimostrazione è banale,
la dimostrazione, basta applicare il teorema di Cauchy con la funzione g di x uguale x. Se io prendo la funzione identica g di x uguale x, sicuramente g' è diversa da 0 perché g' vale 1, posso applicare il teorema di Cauchy. Allora, cosa mi dice il teorema di Cauchy? Che esiste un punto intermedio in cui f' di x è uguale a f di b meno f di a fratto g di b meno g di a, ma g di b meno g di a, g di x è uguale a x e b meno a, e quindi f' di x è uguale a f di b meno f di a fratto b meno a. Portate da questa parte che ottengo il teorema di Cauchy. Ok? Ora andiamo a fare un paio di esempi. Allora, prendiamo questa funzione f di x uguale x quadro, x appartenente a 0, 1. Allora, questo è il grafico . Questa è la, il segmento che congiunge 0 f di 0 e 1 f di 1, quindi 0, 0 e 1, 1. Allora, cosa dice il teorema di Lagrange? Il teorema di Lagrange dice che in qualche punto qui la tangente al grafico della funzione deve essere parallela a quella che si chiama secante che passa per il punto A, F di A e B, in questo caso per il punto 0, F di 0. Quindi, siccome questo segmento appartiene a una retta che ha coefficiente angolare 1, mi sta dicendo che in questo caso particolare ci deve stare qualche punto dove la derivata farà 1. Infatti, in questo caso F' di x fa 2x che è uguale a 1, se e solo se x uguale a 1/2 in questo caso, quindi in questo caso il punto è 1/2 in questo caso. Perché dico questo? Perché in generale se io ho il grafico di una funzione f, allora qui ho qua c'ho A F di A e qua ho B F di B. Qual è l'equazione della retta che passa per questi due punti? L'equazione della retta che passa per questi due punti è banale, è Y uguale a più x meno a, scusate, f di a più x meno a per f di b meno f di a fratto b meno a. Per quale motivo? Beh, ho imposto le due condizioni di passaggio, vedete, in A questo si annulla, se questo si annulla tutto il prodotto si annulla, ma io so che la mia funzione fa f di A, quindi qua ci devo mettere f di A. Ma quando ci vado a mettere B mi deve venire f di B, e allora
ma qua mi viene bimenò, allora la prima cosa che faccio qua ci metto bimenà, così si semplifica e mi rimane 1. Però non mi deve venire 1, per venire f di b, io avevo f di a, mi deve venire f di b meno f di a, così f di a meno f di a si semplifica e rimane f. Quindi quando qua ci vado a mettere b, b meno a si semplifica, f di b meno f di a più f di a fa f di b. Quindi è banale costruire la retta che passa per questi due. Ora, questa retta, qual è il coefficiente angolare di questa retta? Il coefficiente angolare di questa retta è questo numero qua, perché vedete, questo è il numero che moltiplica x. Chiaro? Ok. Allora, cosa mi dice il teorema di Lagrange? Che da qualche parte, qua probabilmente ce ne saranno due di punti, per esempio qua e qua, quindi almeno un punto, ma non è detto che ce ne sia soltanto uno, ce ne possa essere uno, più di uno, deve succedere che la derivata deve assumere questo valore qua, ma derivata uguale a quel valore là vuol dire che il coefficiente angolare della retta tangente al grafico deve essere lo stesso di quella retta che abbiamo costruito prima, che si chiama secante al grafico. Quindi, essendo lo stesso valore, vuol dire che queste rette qua devono essere parallele a queste. Insomma, se avessi fatto il disegno bene, devono essere parallele a queste. Quindi vuol dire che da qualche parte la tangente al grafico all'interno dell'intervallo AB deve essere parallela alla secante al grafico che passa per A f di A e per B f di B. Quindi questo teorema, che è un corollario del teorema di Cauchy, ha invece un'interpretazione geometrica piuttosto limpida. Quindi la mia funzione fa così e da qualche parte qua la derivata deve essere uguale a questo coefficiente angolare, quindi la retta tangente deve essere parallela alla secante. È chiaro? Poi può capitare una volta, può capitare più di una volta, però almeno una volta nelle cose del teorema di Lagrange deve capitare. Ovviamente, se la mia funzione non è derivabile dappertutto, vedete, in questo caso questa funzione qui non ha da nessuna parte la derivata uguale al coefficiente angolare di questa retta qui. Perché? Perché qua c'è un punto angoloso, diciamo che questa derivata vale un mezzo, qua la derivata vale 2, qua la derivata vale un terzo, ma da nessuna parte vale, il coefficiente angolare vale un mezzo. Chiaro? Ma questo perché la funzione non è derivabile dappertutto, nei punti interi. La derivabilità sugli estremi, come al solito, invece non ci interessa, non è necessario. È necessario invece che la funzione sia continua fino sugli estremi. Questo sì. Questo vale per tutti e tre i teoremi di Rolle, di Cauchy e di Lagrange. Va bene? Allora, pausa.